Abbiamo realmente trattato un caso molto molto complesso, un paziente che è stato rioperato da noi per ridissezione aortica, in quanto è un paziente che era stato già operato nel 2015 di dissezione aortica, che è un intervento già complesso di per sé per la cardiochirurgia. In seguito a questo intervento, il paziente a distanza di qualche anno ha sviluppato una fissurazione della protesi aortica. Arianna Pagano, direttore responsabile del reparto di anestesia e terapia intensiva cardiochirurgica, spiega i dettagli dell'operazione salvavita avvenuta al Moscati di Avellino. Il lavoro di squadra e un macchinario all'avanguardia che ha svolto le funzioni dei polmoni hanno permesso di salvare un uomo di 63 anni della provincia di Avellino con un quadro clinico complesso. La sintonia tra medici e infermieri ha aiutato molto. Intanto al Moscati, come in molti altri ospedali, resta da colmare la carenza di personale. In seguito all'intervento che è riuscito benissimo, il paziente ha sviluppato una grave insufficienza respiratoria che non è stata potuta trattare con i normali presidi terapeutici e abbiamo dovuto ricorrere a questo macchinario che da qualche anno è in possesso dell'azienda Moscati, si chiama ECMO, che a differenza degli altri macchinari è piccolissimo, ci consente di trasportare il malato in tutti i reparti, quindi per approfondimenti diagnostici tipo TAC, radiografie del torace e via dicendo, per cui è stato trattato con questo macchinario per una ventina di giorni, proprio perché il suo polmone non era in condizione di poter soddisfare le richieste di ossigenazione dell'organismo.